ciao amici, ciao a tutti. Ciao Lavi. Ciao, ciao Giorgia, ciao a tutti. Purtroppo è già diverso tempo che non ci possiamo vedere, ma dobbiamo tenere duro e concentrarsi su ciò che di bello si può fare. Quindi, di che cosa parliamo Oggi vi oggi, Giorgia? parlo della Venere d'Urbino, è un quadro di discrete dimensioni che si trova nella Galleria degli Uffizi, nelle Sale Nuove. È datato agli anni 30 del 1500 e l'artista è stato un grande maestro della pittura veneta, cioè Tiziano. Senti, ma mi sembrava avesse un titolo diverso prima, perché si chiama così? Allora, l'opera originariamente aveva un altro nome, cioè molto semplicemente si chiamava La donna nuda. È Giorgio Vasari, che era stato il più grande storico dell'arte del 1500, ha pensato invece di attribuirgli un nome un po' più dignitoso e quindi la giovane donna è una bella donna ed è nuda, quindi potrebbe essere la dea della bellezza e in quanto dea si può permettere di essere anche nuda. E per di più, vedete sul balcone c'è una pianta di mirto. Il mirto è la pianta sacra a Venere, quindi messe insieme le due cose poteva tornare. Perché Urbino? Perché il committente, cioè colui che pagò per avere l'opera, si chiamava Guidobaldo II della Rovere e sarebbe di lì a poco diventato il nuovo duca d'Urbino. Tutto tornava. Comunque, questo dipinto mi pare che sia molto sensuale, non è È così? un'opera ovviamente sensuale perché c'è questa bella giovane donna sdraiata su un letto con un lenzuolo stropicciato, ha questa bella acconciatura, questo orecchino di perla e sta guardando in modo allusivo e ammiccante verso lo spettatore, quasi in un certo senso volesse invitarlo. Ma cosa stanno facendo invece quelle due donne sullo sfondo? Sullo sfondo ci sono due ancelle, le quali stanno rovistando dentro un cassone in cerca sicuramente dei vestiti da dare a questa giovane donna, perché per lei è arrivato il momento di vestirsi. Lo si capisce perché l'ancella che è in piedi ha sulle spalle già un vestito. Probabilmente si deve vestire per una cerimonia importante che si chiama toccamano, cioè una festa laica. Non ecclesiastica, quindi, che potremmo paragonare a una festa di fidanzamento durante la quale la futura sposa deve toccare la mano del futuro sposo, in questo modo essere accondiscendente verso le future nozze. Comunque io so che ci sono degli elementi simbolici, vero? Ci sono sicuramente degli elementi simbolici che sono al di là del vaso di mirto, il mazzo di rose e il cagnolino. Perché? Abbiamo già detto, immagine sensuale. Probabilmente per un matrimonio di Guidobaldo II della Rovere, ma con una donna che era Giulia Varano, estremamente giovane. E quindi questo quadro doveva essere visto come un manuale di istruzioni per questa giovane donna. Per cui la donna doveva dimostrarsi sensuale, ma allo stesso tempo essere innamorata, e quindi il mazzolino di rose rappresentanti l'amore puro, ed essere sensuale, innamorata, ma anche fedele. E quindi il cagnolino che sta tranquillamente dormendo ai suoi piedi, questo deve rappresentare l'amore coniugale, la fedeltà coniugale. Wow, questo sì che mi è proprio piaciuto, vero? Anche a voi immagino. Se ti è piaciuta, sono contenta. Dai, una piccolissima anticipazione di quello che ci racconterai. La prossima è una bomba, parliamo di Caravaggio, del sacrificio di Isacco. Seguiteci. Ottimo, bello, mi piace molto. E dai, allora guardate il backstage, seguiteci, condividete, siamo contentissimi se lo farete e un abbraccio forte forte a tutti. Senti, io volevo fare un po' di considerazioni su questi video. Che sta facendo?
Ma vedo bene. Ti sta dando lo smalto ora. Ora su cosa devi dire che mi do lo smalto adesso? Ma veramente lo volevo fare anche prima mentre spiegavi, però mi sembrava brutto, l'ho aspettato. Ringraziami, no? Ho avuto rispetto di te, di quello che stavi spiegando, sono stata attenta e ora mi sto mettendo lo smalto. Comunque, hai visto che perfezione riguardo ai tempi? Cioè, veramente, quelli di oggi sono stati proprio azzeccatissimi. Quando si parla di perfezione è da questo che devi prendere spunto. Cioè, questa sarebbe perfezione? Con quel foglio che girava qua e là, non si vedeva niente. Oh, grazie, grazie per la tua perfezione. Vabbè, io aspetto che asciughi lo smalto, va, è meglio. Alla prossima! Non ce la posso fare. Devo trovare